Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Come ogni sabato, faccio un piccolo video dedicato al blog che esce su Tag Medicina, dove settimanalmente scrivo un articolo. L'articolo di oggi torna a parlare di fertilità maschile. Una classica domanda che spesso mi fa il paziente dopo la visita, quando esce dallo studio, è: dottore, ma per quanto riguarda l'alimentazione? Le risposte sono quelle classiche oggigiorno. La persona è informata, ha letto sul web e quindi sa quello che io gli dirò. Effettivamente vuole una conferma. In maniera molto semplice e diretta, chiaramente una dieta ricca di sostanze antiossidanti, come ad esempio la frutta, le verdure e anche il pesce ricco di omega 3 è sicuramente utile. Omega 3 può migliorare alcune caratteristiche dello spermatozoo. Mentre gli antiossidanti sono anche necessari perché spesso la mobilità dello spermatozoo è ridotta perché si muove in un ambiente ossidante. Allora, l'utilizzo di sostanze antiossidanti, se possibile acquisite naturalmente attraverso l'alimentazione, può aiutare anche la mobilità dello spermatozoo. Di contro, i nemici più importanti, senza demonizzare, ci mancherebbe, potrebbero essere la carne rossa in eccesso, la carne lavorata e chiaramente i cibi grassi, i latticini per esempio eccessivamente grassi, come una dieta eccessivamente ricca di grassi. Non demonizzo i grassi in sé, consideriamo solo che dal colesterolo parte poi quella struttura molecolare da cui il nostro corpo sintetizza il testosterone, quindi il grasso è indispensabile nella nostra dieta. Il problema è che molte carni derivano da allevamenti dove la crescita dell'animale viene forzata e quindi, anche non volendo, noi poi durante l'alimentazione di questa carne, durante l'assunzione di questa carne, assumiamo sostanze antibiotiche e ormonali che, come sappiamo, vengono somministrate a questi animali per una crescita, migliore e per un aumento di peso e quindi per un ricavo maggiore da parte dell'allevatore. È una storia vecchia, ormai conosciuta. Quello da cui siamo ultimamente inondati sono però anche altri elementi, gli ftalati, presenti ad esempio nelle plastiche, argomento di cui più volte ho parlato anche sui miei video e argomento spesso di congressi, come anche i fitoestrogeni e sostanze simil estrogeniche presenti in tante lavorazioni dell'industria alimentare e presenti anche nelle acque. E che poi più delle volte vengono chiaramente a contatto con il terreno da cui crescono le verdure che prima ho nominato essere diciamo degli alimenti utili per la loro azione antiossidante. Quindi torniamo al fatto che dovremmo nutrirci di un'alimentazione con provenienze ben sicure, non contaminate. Consideriamo solo questo, appunto oggi l'uomo ha una fertilità ridotta perché siamo contornati da sostanze che possono inibire l'attività ormonale, nel senso che queste molecole, i ftalati, i fitoestrogeni, vanno sui recettori per gli androgeni che sono anche deputati a una stimolazione della spermatogenesi, quindi la formazione di spermatozoi a livello testicolare, ma anche la formazione, la steroidogenesi, cioè la formazione di testosterone. Quindi questo inquinamento sta in parte interferendo con un normale sviluppo di alcuni aspetti sessuali secondari dell'uomo. Non in maniera drammatica, ma se vediamo statisticamente la fertilità maschile si è nettamente ridotta. E quando parliamo di fertilità maschile parliamo di fertilità della coppia. Quindi, tornando al titolo, le carni rosse in eccesso, carni lavorate, latticini ricchi di grassi sono da ridurre, e quello che poi chiaramente è chiamato cibo spazzatura. Ricordo che il fumo è un grosso nemico della fertilità, lo dico per inciso. Da prediligere frutta, verdura e pesce per la loro azione antiossidante. La gravidanza è un evento naturale, ma potendo aiutare con una giusta alimentazione ed eliminando le interferenze, sicuramente possiamo dare una mano a questo evento naturale. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video.